I giovani hanno una sensibilità diversa. Sono curioso di sapere per te cosa significa, anche con la canzone che ci hai appena cantato, Giardino, peraltro, cosa significa essere, avere una coscienza ambientale? In cosa è diverso da me e da Riccardo il tuo atteggiamento, secondo te? Ma penso che la risposta sia molto semplice e immediata. Noi semplicemente stiamo vedendo gli effetti della trascuranza, chiamiamola così, Una proprio. bella parola, Sì, trascuranza. esattamente. No, del percorso che c'è stato e dell'ignoranza e dell'essere oblivious sotto un certo punto di vista. Mentre le generazioni precedenti non lo vedevano chiaramente, non ci credevano, noi lo vediamo. E come senti che il tuo impegno sia, come dire, importante e utile? Ma in realtà è molto semplice perché è una cosa che fa paura, è una cosa davvero chiara. A un certo punto ci dobbiamo rendere conto della realtà che è questa. C'è un episodio che riguarda la tua vita sui social network. Tu non sei tanto presente sui social, tanto Poco. che a un certo punto c'era il fatto, c'erano dei post che dicevano che fine ha fatto Casa di Lego, Ah, sì. perché non postavi niente. E poi a un certo punto hai postato per una causa ambientalista dove dovevi difendere il territorio della tua regione, Sì, che era l'Abruzzo, raccontiamolo. a cui sì, tenevo particolarmente. C'è stato questo momento di confusione in cui è stata presa una decisione affrettata, diciamo così, di tagliare degli alberi nel mio paese. Io mi sono risvegliata dal mio sonno cosmico e ho deciso, insomma, di dire questa cosa e di chiedere spiegazioni. E alla fine, insomma, E com'è finita? Bene, è finita bene. Quindi, cioè quei post sono serviti. Perfetto. sì. Anche perché alla fine le canzoni contano, gli artisti pesano, cioè parlare, tu parli a molte più persone di quante, come dire, ne raggiungiamo noi. Quindi questa responsabilità in qualche modo la senti? Assolutamente, l'arte è fondamentale, qualsiasi forma d'arte, penso che nel momento in cui decidi di fare un artista accetti la tua missione. Quindi sì, assolutamente. Abbiamo un'altra canzone, spero. Ce n'è un'altra, sì, Sì? abbiamo un'altra canzone. E allora ti lasciamo il Raccontiamo. palco. Come si chiama? Grazie. Si chiama Vittoria. Bene, Si chiama bene. Vittoria. Vittoria, Casa di Lego.